sono documenti bancari, c'è un testamento, c'è una carta d'identità. Ci sono, sì, qui oggetti vari di vario tipo, giornali, Non fermo. ci sono addirittura libricini dove quando ci sono i funerali qualcuno lascia un proprio Lascia, sì. messaggio al defunto, alla famiglia del defunto. Chiamarla analisi del dopo ispezione mi sembra quasi fuori luogo perché abbiamo detto all'inizio del contenuto che non era proprio un'ispezione, un'indagine normale, perché eravamo in un posto pieno di rimpianti, di malinconia, di oggetti lasciati lì come se, l'ho detto prima, no? Nel video, come se avessero spiccato il volo ancora prima che spiccasse nel vero senso della parola, quindi come se un soffio di vento avesse portato via tutto prima del volo, prima della fine della storia. E questo ci ha portato veramente a tanta tristezza e siamo entrati in punta di piedi e così però siamo entrati mantenendo comunque fede a quelle che sono le nostre caratteristiche, ossia accendendo gli strumenti e cercando di rilevare il rilevabile. Qui con me c'è Lara che ha trovato qualcosa che adesso ci dirà. Allora, io ho analizzato ovviamente la registrazione dello Zoom che, come vi sarete accorti nel video, a un certo punto si è interrotto. E, per fortuna, la maggior parte del sopralluogo è stato registrato. Si è interrotto poco dopo l'essere scesi dal piano superiore, quindi non ha ripreso l'ultima parte nella cucina e la parte in garage dove c'era la 500, ma ha dato i suoi frutti, nel senso che si sono sentiti benissimo i rumori che noi stessi abbiamo sentito sul Con la posto con videocamera. la e che sono stati registrati dalla videocamera e che già noi vi abbiamo messo come dire, in evidenza durante il video e che quindi vi riproponiamo, quindi tre momenti più un quarto un po' particolare. Allora, ripetendo e rinfrescandovi quello che è stato registrato, allora il primo è il botto, quel famoso botto che si è sentito nella stanza dove c'è la macchina da cucire. Io mi sono confusa, o meglio, non gli ho dato peso perché l'ho collegato al passaggio della macchina. Nel frattempo era passata, sì. Infatti, pensavo avesse, come per dire, schiacciato un tombino, no? Quando uno passa, però di macchine ne passavano e quel tombino non si è mai sentito prima, quindi il botto ci stava. E poi arrivava proprio da E dentro, poi arrivava da perché. dentro, infatti riascoltando scusate, la registrazione dello Zoom, il botto è nettamente interno alla stanza. Cosa può essere stato? Non si sa, però si è sentito nettamente il toc proprio, A ma me è quasi forte. sembrato che fosse, Provenisse dalla sì, macchina provenisse dalla macchina da da cucire proprio, sì. cucire, per cui ecco, questo si è sentito benissimo. Poi al piano superiore, nella stanza quella dove c'era, oddio, dove c'era tutto ribaltato, c'era ribaltato ovunque, ma io entrando in quella stanza ho avuto la sensazione di trovarmi in un posto dove è stato messo proprio a soqquadro, mentre nelle altre stanze, bene o male, Era solo disordine. era disordine. Parecchio disordine, diciamocelo, perché normalmente non ci si trova in una casa così, ma in quella proprio era fuori tutto, fuori dai cassetti, le lenzuola, e quella stanza mi ha fatto sentire un po' a disagio. Ecco, in quella stanza si è sentito questo urlo in lontananza, un urlo maschile, netto, netto, e ve lo abbiamo sottolineato. Poi, prima del terzo rumore che in video vi abbiamo messo in evidenza, c'è un e sempre, ah no, mentre scendiamo le scale, Corrado a un certo punto dice: abbiamo annusato tristezza. Ecco, poco prima si sente un è strano. Quasi come se avessero annuito. Esatto, Sì. è come se ci fosse stata sì una conferma di quello che stava per essere detto, come quasi se lo avesse. Che lo avessero, scusate, come se lo avessero anticipato.
E ha fatto strano perché, nonostante i rumori della strada, in quella casa c'era silenzio. In quella casa c'era silenzio, oltre ai rumori che facevamo noi calpestando e camminando, ma non c'era nemmeno il rumore degli uccellini fuori, nemmeno. Era una casa silenziosa, per cui questi rumori, passatemi il termine, umani, hanno fatto la differenza. Per ultimo, il mugugno che Corrado ha sentito uscendo dal salotto e entrando in cucina. Sì. Presumo poco prima che smettesse lo Zoom, anzi, presumo. Poco dopo lo Zoom si è spento. Sì, te l'avevo anche detto dopo. Infatti, si è sentito questo mugugno ed è netto, è proprio netto. Ecco, poi quel mugugno, se vogliamo, si è anche risentito nel deposito dove c'era la 500, però né la telecamera né lo Zoom che lo hanno rilevato. Lo Zoom si era spento, quindi niente. Quindi non l'abbiamo rilevato, però a orecchio nudo l'abbiamo sentito e l'avete visto nel video che ci siamo fermati un secondo ed era molto simile a quello al penultimo che Lara vi ha elencato. Sì, sì, sì. E quindi questo mugugno, però anche lì non possiamo dimostrarvelo, ecco, quindi abbiate pazienza e andate sulla fiducia, ecco. Ovviamente, come diciamo sempre, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Certo. Noi vi portiamo in evidenza quei rumori, parlando dello Zoom per forza, che sembrano strani e che non c'entrano, sembrano non c'entrare, certo, niente col contesto. Poi ovviamente si sentono tic toc, tocchi una cosa, ti sposti e con lo zaino sfiori una porta, per cui si sentono tanti i nostri respiri. Io nello riascoltare capita che dici c'è un sospiro, c'è, poi ci accorgiamo che siamo noi, magari facendo una scala uno si affatica quel tantino che basta per sospirare un po' e poi nello Zoom uno pensa che ci sia il fantasma che respira dietro le nostre spalle. Esatto. In realtà siamo noi che siamo cinquantenni e abbiamo la tosse più. E la fanno, quindi per voglio cui dire, ci tocca prendere il macchinetto per farci aria. Però è così, e per quanto si cerchi di stare attenti, qualcosa scappa, anche sì, la stessa sorpresa nel trovarti di fronte a qualcosa. E riguardo questo io volevo chiedervi scusa se mi capita di usare espressioni un po' strane o parole che magari non fanno parte del mio background, della mia infanzia, per cui faccio riferimento a quando nella stalla dico si chiamano poste, dove stanno le mucche. Non ho saputo dirlo in maniera diversa, se non rivangando parole della mia infanzia, per cui se hanno un nome specifico, ma caspita, lasciatecelo nei commenti. Considerate, ragazzi, che lei è anziana, quindi il suo italiano è arcaico, quindi, esatto, ovviamente parla, esatto, in maniera, parlo tipo, certo, insomma, il medioevo, no? Sì. Ecco, per cui niente, vi chiedo scusa se ho usato espressioni strane, però magari sono anche piuttosto dirette e arrivano lo stesso. Sì, beh, certo. Va bene, ragazzi, dopo questa analisi un po' particolare, perché ripeto, è stato tutto assolutamente strano andare in quel posto. Non so se sarebbe uno dei posti che visiterei nuovamente, perché, ma non tanto perché l'ho appena visto, ma perché mi porta tristezza entrare in quel luogo. E quindi, poi sì, la cosa che ci ha fatto specie è che, l'abbiamo detto anche durante il video, ci sono già state altre persone in quel posto, ma ritrovarlo diverso da quello che si è visto dei video che già ci sono sul web, dici perché? Perché saccheggiato. Cioè, io ho la sensazione che se si va domani o dopo è già domani diverso. Già trovi altre, cioè non trovi più altre cose che abbiamo visto noi, e insomma ogni giorno è un giorno buono per saccheggiarlo quell'appartamento. Sì. Quindi ci aspettavamo di trovare cose viste e che non c'erano, oltre all'aver vandalizzato e rovinato
tutto, insomma. Sì, rubato anche. E rubato, probabilmente. La cosa peggiore poi è quella. Va bene ragazzi, se vi è piaciuta questa analisi e se vi è piaciuto lo scorso video, lasciateci un like, un pollicione in su, e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e alla prossima avventura. Ciao. Ciao. Sui Naviglia a Milano la domenica pomeriggio. Senza nessun rispetto. Che spavento. Cos'è? Sui Naviglia a Milano la domenica pomeriggio. Senza nessun rispetto. Che spavento. Cos'è? Sui Naviglia a Milano la domenica pomeriggio. Senza nessun rispetto. Che spavento. Cos'è? Prima abbiamo visto brillare un pochino lo strumento. Prima abbiamo visto brillare un pochino lo strumento. Prima abbiamo visto brillare un pochino lo strumento. Insomma, hanno usato tristezza proprio. Insomma, hanno usato tristezza proprio. Tristezza proprio. Siamo andati là. Lì. Siamo andati là. Lì. Siamo andati là. Lì.